Nei giorni scorsi vi ho mostrato nelle mie storie alcuni video che dimostrano come intelligenza artificiale e motori grafici come Unreal possono creare delle riproduzioni davvero super realistiche. Queste tecnologie possono essere applicate per creare videogame ed esperienze immersive in realtà virtuale, come facciamo nella mia azienda Alterside, e la loro forza sta proprio nell'essere indistinguibili dalla realtà. Capite bene però che il loro vantaggio diventa anche un punto debole se usate per scopi ingannevoli come la diffusione di fake news. Giorgia Meloni mi ha appena lasciato. Vi starete chiedendo se sono triste. E la risposta è che non lo sono per niente. E abbandonarmi sopra il cambio di una vecchia tipo. Oppure fare come Giorgia ora che non ha più un marito. Quindi Tananai, Fazio e Gianbruno l'hanno detto davvero? Se tecnologie come la blockchain, su cui si basano ad esempio gli NFT, che servono proprio a certificare l'autenticità di un contenuto digitale, fossero più diffuse, oggi potremmo saperlo. In mancanza, chissà quante persone riescono davvero a rendersi conto che si tratta di un fake e quante invece si lasciano influenzare. Pensate anche a che impatto possa avere sulla loro opinione se a trasmettergli un messaggio è un volto noto attraverso un deepfake. Eppure alle conseguenze sulla reputazione di quel personaggio che inconsapevolmente sta prestando il proprio volto e la propria voce. Ma soprattutto, adesso chi dovrebbe spiegare tutto ciò a Giorgia Meloni? Giuliano Amato.